Ho conosciuto Bright una domenica invernale. Faceva freddo a Roma. Il traffico sembrava scorrere più lentamente del solito. Non era la prima volta che lo vedevo. Ci eravamo già precedentemente conosciuti, ma sempre in occasioni in cui era stato difficile scambiare qualche parola. Al contrario, casa era calda. Le luci che avevamo provvisoriamente sistemato illuminavano la stanza. Ci eravamo scambiate qualche idea io e Vallì, prima di accoglierlo, su quale dovessero essere le nostre domande. Ci sembravano banali, inutili. Come si può ridurre la vita, l'esperienza, gli amori e i dolori di una persona in poche domande? Come potevamo raccontare la malinconia, rappresentare i sentimenti contrastanti di Bright verso il suo paese così lontano? Decidemmo di lasciare che l'intervista scorresse libera, senza le nostre costrizioni e senza i nostri dubbi. E quando Bright iniziò a parlare, capimmo al volo che non ci sarebbe stato bisogno del nostro intervento. Chuck si gira. Io mi chiamo Bright, Bright Fogap. Bright significa luminoso, mi hanno chiamato così perché sono nato nella parte anglofona del Camerun. Io, essendo il primogenito, i miei genitori erano molto felici e mi hanno scelto questo nome qua, bellissimo. E Fogap, che sarebbe il mio cognome, viene da due parole, Fo e Gap, Fo che significa capo. E gap che significa distribuire, essere gentile, tipo un capo che distribuisce sempre, che è molto gentile. E quello è il mio cognome, che era il cognome di mio nonno, e mia nonna ha sempre usato quel cognome per chiamarmi. Lei non mi ha mai chiamato per nome. Sono dell'87. Quindi fra poco 33 anni. Sono arrivato in Italia 7 anni fa. Avevo una zia che già stava qui, quindi i primi 8 mesi sono stato da mia zia. Lei mi ha aiutato per l'adattamento e soprattutto mi ha mostrato come poter trasformare i piatti e farli nel modo camerunese. Ho avuto la maturità abbastanza presto, però purtroppo dopo la maturità mi sono reso conto che non ho mai pensato a che cosa volevo fare nella vita. Quindi mi sono iscritto a scienze naturali, però durante i primi 3 anni ho sempre fatto i test di medicina. E lì, essendoci solo una scuola, a quell'epoca non sono mai riuscito ad entrare. Quindi quando ero al terzo anno di università ho cominciato a fare anche lezioni di italiano. E dopo un anno avevo superato i test, quindi con la mia cartella sono andato all'ambasciata, ho chiesto il visto e per fortuna l'ho avuto. Quando sono arrivato qui, un mese dopo, ho fatto i test di ingresso a medicina e per fortuna anche lì sono entrato. Io ho un bellissimo ricordo e un bellissimo rapporto con il Camerun, essendo nato e cresciuto lì. E sono venuto qua per proseguire i miei studi e penso che dopo la specialistica dovrò tornare lì per poter aiutare chi ha bisogno. Il mio sogno sarebbe sempre di poter ritornare per aiutare chi ha bisogno, perché da me c'è veramente molta necessità di medici specializzati e purtroppo le scuole di medicina sono poche e alcune specializzazioni mancano. Quindi questo è il mio progetto per il futuro. È un aneddoto della mia infanzia. Boh, io non ho mai capito se fosse un sogno oppure se fosse realtà. Però penso che di aver condiviso un pasto una volta quando ero bambino con uno struzzo. Perché il ricordo che ho io è che ero seduto sulle scale mangiando e poi ho visto un collo lunghissimo scendere dall'alto che mangiava con me nel piatto. Mi sono girato e ho visto quello struzzo qua. Però quando l'ho raccontato ai miei genitori, loro non avevano mai visto uno struzzo in vita loro, quindi non sono mai riuscito a capire se fosse una realtà o sogno. È una parola con la quale sono molto legato, potrei dire. Io direi Mahfuzaak, cioè che sarebbe il nome che avevo dato a mia nonna. In realtà, cioè, non ha il suo vero cognome né il suo vero nome, non la chiamano così nessuno tranne io. È un nome che ho inventato io quando ero piccolo.
perché veniva da un'altra città, lei viveva in un'altra città e ogni volta che veniva era sempre molto gentile con me. Io chiedevo ai miei genitori, ma lei da dove vengo? Lei viene da questa città qua che si chiama Bafoussam. Io essendo molto piccolo non riuscivo a dire Bafoussam. Io ho deciso di soprannominarla Mafoussam. E da quel giorno in poi tutti l'hanno chiamato Mafoussam, anche i miei genitori e le sue sorelle. Vengono da noi perché qui c'è stata una politica bonista, demenziale, di accoglienza a tutti. E l'immigrazione in Italia, non nel resto d'Europa, ma in Italia, è diventata invasione. Noi crediamo che l'Italia in questo momento non è pronta ad accogliere immigrati. Il Papa fa bene a dire c'è spazio per tutti in Italia, poi bisogna gestirlo, lo spazio per tutti in Italia. Siamo d'accordo. Perché ripeto, non c'è purtroppo un futuro per tutti in Italia, io preferisco darglielo al loro paese senza farli morire sul fondo del mar Mediterraneo, questo futuro. È bella, se mi sono mai sentito discriminato. Questa è una domanda molto difficile perché sono delle cose che veramente difficile da descrivere perché tu non sai mai se la reazione di qualcuno nei tuoi confronti è una reazione di discriminazione oppure è perché proprio tu a quelle persone non piace. Quindi anche quando qualcuno ha una reazione oppure un comportamento che mi sembra strano, io faccio sempre lo sforzo di dirmi ma forse sono io particolarmente che non le piaccio. Io direi il razzismo è l'ignoranza, perché io ho molti amici preti, tante amiche suore e loro viaggiano veramente molto più degli altri. Io mi sono reso conto che per certe cose loro sono molto più aperti, molto più consapevoli degli altri e anche italiani, non italiani, quelli che hanno viaggiato abbastanza, quella paura dell'altro non ce l'hanno, perché di solito chi non si è mai mosso, chi è sempre stato dove, è un po' come c'è l'acqua che stagna, cioè quando l'acqua stagna a un certo punto puzza, e c'è sempre quella paura dell'ignoto, perché si pensa sempre chi viene da altrove non sa comportarsi e non sa come si fa. Ma chi ha viaggiato si rende conto che da altre parti ci sono altri modi di fare e alla fine vengono sempre bene. Quindi per me il razzismo è solo ignoranza. Sei contento che hanno messo 70 rom qua? A me 70 persone non mi cambia la vita. Se a me il problema non è chi mi svalicia casa, la persona che mi svalicia casa. A me il problema mio è che mi svaliciano casa. Quindi adesso sto fatto che se mi svalicia casa un rom tutti gli devono andare contro. Poi quando è in italiano, vabbè, sto pure zitto sul fatto che è italiano. Quindi su sta cosa sempre bisogna andare sempre contro la minoranza. A me non mi sa bene che no. Chi si trova in difficoltà pensa sempre che la colpa non è sua, pure è colpa degli altri. Le frontiere devono essere molto più aperte e ci deve essere molta più mobilità, perché finché non si conosce qualcosa, finché non si conosce qualcuno, si ha sempre paura di lui. Io penso la casa potrebbe essere, cioè, dove sono nato, però anche dove vivo e dove mi trovo bene. Cioè, mi sto trovando bene a Roma, quindi anche Roma è una seconda casa per me. Io sono Bright Foga, vengo da Camerun e sono cittadino del mondo. L'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Je suis Bright Foga, je viens du Cameroun et suis citoyen du monde. Attitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. I'm Bright Foga, I come from Cameroun, I'm a world citizen. Et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.